cranio dell'uomo di Ceprano esattamente 30 anni dopo la scoperta del professor Italo Bidittu, per la prima volta in esposizione. Appuntamento al Museo Preistorico Pietro Fedele di Pofi dal 13 marzo al 13 aprile. È un evento storico e un avvenimento speciale. Il cranio dell'uomo di Ceprano è infatti considerato uno dei reperti fossili umani più significativi mai ritrovati in Italia. La giornata di oggi è un avvenimento importante, un evento importante per la nostra Pofi, per la comunità di Pofi, per la comunità di Ceprano che insieme a noi condivide questo momento, ma soprattutto per tutta la provincia di Frosinone e per il paese intero. Celebriamo quella che è il 30° anniversario della scoperta del cranio di Ceprano, cioè quello che affettuosamente tutti chiamiamo Argil. Esattamente il 13 marzo del 1994 il professor Italo Bidittu fece questa scoperta che rivoluzionò la comprensione di quella che è stata l'evoluzione della specie umana, ma soprattutto quella che sarebbe stata da lì a poco una scoperta importante per tutta l'Europa. Il suo valore è inestimabile proprio perché rappresenta una delle scoperte dei reperti umani rinvenuti più importanti all'interno del nostro paese. Da qui l'idea dell'amministrazione comunale di organizzare questo evento e quindi di riportare a casa Argil. Oggi per la prima volta è possibile ammirare da vicino questo reperto, toccare con mano una storia molto antica ma che allo stesso tempo rappresenta per noi tutti un ponte importante tra il passato ed il futuro, anche per comprendere quelle che sono state le evoluzioni e le dinamiche che hanno portato ai nostri tempi e quindi un messaggio importante anche per le nuove generazioni che possono toccare con mano le loro radici. La mostra Così lontani, così vicini rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo. Il cranio dell'uomo di Ceprano svela infatti i segreti di un'epoca lontanissima, a molti sconosciuta. Beh, certo, questa giornata qui a Pofi è naturalmente molto importante perché poter rivedere questo fossile umano nell'originale ha un fascino diverso. Qui nel museo di Pofi è sempre stato esposto un calco, un modello dell'uomo di Ceprano, anche se i calchi sono fatti molto bene e sono precisi in rapporto alle dimensioni e ai caratteri. L'originale rappresenta un elemento magico sotto certi aspetti, cioè un individuo così antico che si è conservato, che è fossilizzato e si è conservato nel tempo. Personalmente, certo, il fatto di averlo trovato rappresenta un momento particolare e mi fa piacere che altre persone possano godere e usufruire di questa esperienza e di questa emozione. Questa è una giornata celebrativa per uno dei reperti, se non il reperto più importante da un punto di vista paleoantropologico che è stato rinvenuto in Italia. 30 anni della scoperta del famoso cranio di Ceprano Argil, scoperto dal professor Italo Bidittu appunto 30 anni fa, il 13 marzo del 1994. Possiamo considerarlo un po' il nonno di tutti noi italiani perché faceva parte di una umanità arcaica, Homo delbergensis, che sta alla base tra noi, Homo sapiens, e l'uomo di Neanderthal. Quindi per la prima volta è esposto al pubblico dopo 30 anni, quindi un'occasione unica per conoscerlo, conoscere il reperto originale, ma per conoscere anche i suoi strumenti, cioè i suoi strumenti, i famosissimi bifacciali, e conoscere anche il territorio e gli animali che vivono con lui, per esempio i grandi elefanti antichi di oltre 4 metri di altezza. Quindi invito tutte le persone a venire perché è un'occasione veramente unica.